Ciao a tutti amici di 17k.it, qui Marco con un unboxing dedicato alla terza Halo Legendary Crate, che come avevo già anticipato doveva arrivare tra la fine di dicembre e i primissimi di gennaio. Siamo qui quindi con la Halo Conflict, quindi quella dedicata al 15° anniversario di Halo. Si prospettava una crate abbastanza interessante, quindi andiamo a vedere subito cosa contiene. Come sapete, ogni volta ve lo ripeterò fino alla fine, all'apertura di una crate troviamo questo disegno che si propaga, insomma, che si distende per tutta la confezione. Partiamo subito dai file, visto che questa volta ce l'hanno messi bene in evidenza. Allora, c'è come al solito un classico fascicolo, questa volta sono citati Seeker of Truth, Ascendant Justice e Fireteam Apollo, che incontra con qualche conflitto con i primi contatti con i Covenant, suppongo non ho ancora letto, ma se siete amanti della lore di Halo sapete che avete pane per i vostri denti. Lo mettiamo da parte, tiriamo fuori il resto del contenuto. Ci sono due... chiamiamole sì, fotografie perché alla fine sono su carta fotografica, che ritraggono l'anello Halo, probabilmente preso da qualche telecamera dei Covenant, visto che ci sono i classici simboli che compaiono in qualsiasi terminale della, insomma, appunto dei Covenant, Elite, quel che volete. C'è qualcos'altro qui dentro. C'è una piccola tesserina dedicata, non so, forse ai guardiani, quindi dell'installazione 04, come potete leggere. Potete mettere la vostra firma nella banda bianca e spacciarvi per un guardiano dell'installazione. Andiamo a vedere il poster, ve lo immaginate già, ogni volta, come ormai saprete, il poster ritrae quello che è l'immagine di presentazione della Halo Crate. Questo poster è davvero bellissimo, questo giro ha superato i molti. Sono poster abbastanza piccolini, però, insomma, visto che parliamo di Halo Conflict, direi che la scena è abbastanza emblematica anche questa volta. Andiamo avanti. Un gadget davvero curioso, mi sono spoilerato tra tutti, è questo qui dentro. Lo faccio vedere subito, ve lo faccio vedere persino acceso. È una lama energetica, insomma. Chi non vorrebbe una lama energetica, che potete anche utilizzare come tagliacarte se siete tanto. Se volete dargli davvero uno scopo. Comunque, ho visto che chi, se qualcuno ha uno Spartan in dimensioni in scala 1-6, potete anche metterlo al vostro Spartan, è davvero molto carino. Mettiamola da parte. Una t-shirt. Questa volta. Un colore particolare, ma in realtà con molto molto senso, perché si tratta di una t-shirt dedicata al Capitano Keyes, logo della Pillar of Votum, nome Keyes, le varie medaglie. Se vi ricordate, nella scena originale, quindi quando Keyes vi si presenta a voi la prima volta, ha indosso un qualcosa di molto simile. Ovviamente lì c'è il giubbotto da tutta la giacca da ufficiale, questa volta però vi ritrovate con una t-shirt. Molto carina a mio dire. Abbastanza carina per ricordare appunto una delle scene più belle o comunque con cui abbiamo iniziato la nostra avventura con Halo. Non la tengo mai carica, dovrei trovarti le munizioni da solo. Il pin della Legendary Crate, presente in ogni Legendary Crate, bla bla bla, ormai lo sapete. Questa volta però è una cosa un pochino diversa. Come vedete il mio è colorato, quindi azzurro e bianco. Ci sono anche delle spille tra virgolette rare, almeno questo è quel che ci dicono loro, perché la maggior parte di voi ha già ricevuto l'Halo Crate prima di me e ho visto che avete ricevuto quella dorata. Io ho ricevuto quella blu. Quindi in due varianti, questa volta colorata e dorata. Quella dorata più rara non si sa. Come al solito l'immancabile action figure dedicata al diorama che si può comporre soltanto avendo tutte e penso sì, 6, è bimestrale, quindi 6. Tutte serie Halo Legendary Crate. Questa volta c'è il nostro Chief che scavalca letteralmente un grunt. Ecco qua, come vedete c'è il pezzo di diorama immancabile per che si va a concatenare con gli altri. A fine di questo video vi faccio vedere delle foto di come sta venendo fuori il diorama. Questo Chief va applicato sopra il grunt, che qua c'ha un piccolo buchino dove inserire la mano, e compone quella scena che potete vedere appunto qua dietro.
Andiamo avanti. Qua dentro abbiamo qualcosa di un pochino più pesante. Intanto vi faccio vedere appunto la confezione, che anche questa qui è carina. Sempre tema, sempre articoli esclusivi di Loot Crate e 343. Quindi non penso siano acquistabili da nessun'altra parte. Potrei anche sbagliarmi, ma penso siano abbastanza esclusivi. Oh, è ben protetta. Ed è una bellissima, tra l'altro di buona fattura, tazza a forma di granata plasma. Allo conflict, quindi una bella granata, ci sta tanto, direi. Quante di queste avete lanciato durante le vostre battaglie? Non si sa. È abbastanza pure capiente, potete usarla come tazza, se poi non fate colazione metteteci dentro penne o quel che volete, perché alla fine è molto carina anche da avere sulla propria scrivania. Dulcis in fondo, tiriamo fuori una serie di adesivi della Controller Gear, quindi questi qua, oltre magari a applicarli, non so, nel diario di scuola, sulla vostra console o ad altre parti, sono fatti per essere applicati sul pad di Xbox One. Quindi un simbolino per esempio carinissimo, quello del Champion, potete applicarlo nella parte frontale del controller, adattarlo come preferite, oppure quello degli ODST, ce ne sono a bizzeff, c'è anche quello della Spirit of Fire, ricordandovi tra l'altro che il prossimo tema sarà dedicato ad Atriox, quindi la prossima loot crate che vedremo della Legendary Crate sarà interamente dedicato ad Halo Wars 2 e al suo antagonista, che sarebbe Atriox. Allora, anche per questa volta da Marco è tutto. Vi ricordo come al solito il codice sconto 17kgru.it. È stato un piacere svelarvi anche questa volta i contenuti della Legendary Crate e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!